I carabinieri li stavano aspettando, sapevano il percorso che i due spacciatori avrebbero compiuto e servendosi di auto civetta avevano disposto poco dopo le 10 del mattino un posto di blocco su questa strada di campagna tra Carpi e Campogalliano nel Modenese. Ma quando uno dei militari ha mostrato la paletta e intimato l'alt, l'uomo, un magrebino al volante dell'Alfa Romeo, vistosi scoperto, invece di rallentare ha accelerato. Ha speronato la prima delle tre auto che gli bloccavano la strada e, secondo il racconto dei carabinieri intervenuti, ha puntato verso uno di loro. E un ordinario blitz antidroga si trasforma in sparatoria da Far West. Il militare è riuscito a mettersi in salvo gettandosi nel fossato al lato della carreggiata e ha esploso due colpi verso la macchina in fuga. Uno dei proiettili ha centrato e ferito a morte il conducente. L'auto, priva di controllo, ha terminato la corsa nel canale. A bordo i militari hanno trovato un involucro con 50 grammi di eroina. Il complice, anche egli magrebino, lievemente ferito a seguito dell'impatto, è stato arrestato. Sul posto è intervenuto il RIS di Parma per i rilievi balistici e la Procura di Modena ha aperto un'inchiesta. Flavio Isernia, Sky TG24, Campogalliano.